Una cosa che spesso mi viene richiesta, una cosa che spesso sento, una cosa che in linea di massima tra telefonate, email e vostri contatti mi dite è posso fare la price action su grafici a time frame a 15 minuti? Posso fare la FTV su time frame a un'ora? Posso fare quello che è la tua tecnica, magari su un certo tipo di setup, su un time frame a 30 minuti intraday? Questa è una domanda che spesso viene fatta e continua nel tempo, seppur comunque cerchiamo sempre di dare dei modus operandi abbastanza statici da quel punto di vista, cioè time frame pochi e grandi, però comunque questa è una domanda, un qualcosa che esce costantemente. Allora io vi dico di fare il contrario, cioè nel momento in cui mi chiedete è possibile fare una pin, è possibile fare oppure comunque avere il tuo approccio, ma lavorando su time frame, per esempio a un'ora, io vi dico che dovete fare il contrario, cioè dovete cercare di pensare ai motivi per cui volete fare quel tipo di trading. Cioè, qual è il vostro obiettivo nel trading? Se l'obiettivo nel trading è quello di provare a fare trading, provare a giocherellare sul mercato, avere un po' più di adrenalina, non lo so, potrebbe anche andare bene. Se il vostro obiettivo però è quello che col trading volete ricavarci dei soldi, pochi o tanti che siano, comunque un rendimento rispetto a quello che si va a inserire nella piattaforma di trading all'inizio, quindi cercare di creare una plusvalenza, allora vi dico che la vostra domanda, cioè posso fare quel tipo di trading su un time frame più basso, non va verso quell'obiettivo. Perché quindi mi chiedete posso fare su time frame più basso? Allora, spesso c'è un pochino il sogno del fare l'intraday trader, cioè mi metto sui grafici e cerco di tirar fuori dal mercato qualche soldo al giorno, così che poi alla fine dei 30 giorni io mi faccio uno stipendio. Questa è una classica cosa che si pensa del trading, a mio avviso deve essere completamente proprio buttata nel cestino, perché lo dico da tanti anni, non è questo, il trading è un'attività imprenditoriale, quindi non deve essere vista in questo modo. Quindi se questo è l'obiettivo, a mio avviso non ha logica, non ha senso. Due, lavorare su dei frame più bassi potrebbe avere degli stop più piccoli. Questo significa che se voi riuscite a prendere dei profitti più ampi, diciamo che l'idea potrebbe essere anche interessante. Il problema è che con gli stop più piccoli si rischia di essere presi molto più facilmente, perché non si va a posizionare i nostri paracaduti, cioè i nostri stop loss, in posizioni realmente efficaci sul mercato, perché non si ha presente cosa c'è sopra. Oppure magari si ha presente anche cosa c'è sopra, ma non si rispetta perché c'è il pattern a un'ora e quindi mi metto là sotto con lo stop o là sopra con lo stop. A mio avviso quello non ha molto molta logica da un punto di vista proprio per avere l'obiettivo di fare trading. E lo stop magari di 30 punti su un euro dollaro, di 30 pips sull'euro dollaro vi porta a dire bene, io mi posiziono con lo stop così e quindi riesco ad aprire una posizione più grande, no? Cioè con 30 pips rispetto magari a 150 pips di un daily o un weekly, ovviamente entro con più lotti, con un rischio però in euro uguale magari che con tanti più pips. Quindi magari dico, bah, alzo la leva e quindi entro con più size. Anche questo non so se sia poi funzionale all'obiettivo che all'inizio dobbiamo avere, cioè l'obiettivo di vincere, di guadagnare, di creare valore nel nostro conto di trading. Cioè, questa cosa è funzionale all'obiettivo? Anche qui non lo so, dovete ovviamente pensarci voi. Però
Dal mio punto di vista, come dicevo all'inizio del video, dovete fare il contrario, cioè cercare di, invece di chiedermi posso andare più sotto, provate a pensare se andate più sopra, cioè se invece di andare sotto il daily andate sopra il daily a operare. Perché è impossibile? Perché sentite tutti i trader che dicono che ma c'è degli stop troppo grandi, ma questo, ma quello, ma chi se ne frega? Provate a pensare con la vostra testa, provate ad andare a vedere un grafico settimanale o mensile delle maggiori coppie di valute dell'S&P 500, dell'oro, del petrolio, dell'argento. Andate a vedere quei grafici lì e capirete che se piuttosto di concentrarvi su grafici bassi a operare, piuttosto vi concentrate sul fare il contrario, quindi su guardare e operare magari anche su time frame mensile settimanale, vedrete quante meno operazioni fate. Meno soldi buttati via, meno soldi commissionali, meno stop, ovviamente stop loss più grandi. Cosa significa stop loss più grandi? Che dovrete avere delle size minori, spesso lavorare sotto leva. Se voi utilizzate comunque, come faccio io, un broker che è serio, che vi propone il Forex e quindi anche i CFD, avete la possibilità anche di posizionarvi con delle size più piccole. Quindi, se avete degli stop più grandi, avere comunque la gestione della size molto dinamica. Quindi, chi se ne frega se ho un ordine sull'argento, uno degli ultimi trade che ho fatto sul settimanale con 120 punti, 100 punti di stop quando la volatilità sul daily magari è 40, 50, 60. Mediamente, chi se ne frega, noi abbiamo però un'impostazione corretta, abbiamo trovato il swing giusto nel quale magari fare l'entrata e diamoci ovviamente degli obiettivi che abbiano senso anche da un punto di vista di redditività con il rischio, staremo a mercato di più, ma stare a mercato di più spesso ci permette di far valorizzare di più l'operazione, di riuscire a guadagnare di più. Quindi quello che voglio dirvi, soprattutto quando pensate andare nel basso, chiedetevi il perché andate nel time frame più basso, qual è il motivo? Se il motivo è perché voglio alzare la leva, perché voglio un guadagno più rapido, perché voglio guadagnare subito appunto entro la sera, perché questo, perché quello, queste secondo me sono tutte motivazioni che non vi portano poi all'obiettivo di guadagnare nel trading, ma vi portano un po' alla volta a salutare il conto di trading, ok? Fumarvelo. Quindi, invece, se voi andate a fare il contrario, andate a portarvi su un time frame più ampio del daily, anche weekly, mensile, andate a vedere la price action, andate a capire il grafico in quei time frame. Poi io principalmente guardo il mensile moltissimo, opero principalmente su daily e weekly, ma opero su quelli, non vado sotto perché non ha senso. Avete capito? Quindi, se fate ovviamente un certo tipo di approccio come il mio, ovviamente sto parlando, non sto parlando che questa è la chiave per tutto, ma per il mio approccio dobbiamo stare su time frame grandi, time frame piccoli sono solo rumore e ci creano i presupposti per perdere soldi e non per guadagnarli. Quindi, time frame grandi, se dovete fare price action, cercate di soffermarvi, focalizzarvi su time frame grandi, weekly, mensile, prima di tutto, e poi daily, scusate. Bene, detto questo, direi che per oggi è tutto. Vi auguro una buona giornata. Vi chiedo di mettere un bel mi piace sul video e di iscrivervi al canale. Io vi saluto, vi auguro un buon trading simple e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.